prima giornata con due regate non è andata benissimo. Cosa è successo nella prima partenza? Abbiamo sentito parlare di un problema con il conteggio del tempo, se abbiamo sentito via radio così. Non lo so, adesso dobbiamo vedere, ma il tempo lo avevamo giusto. Generalmente abbiamo un countdown da parte di uno dei grinder, sono mancati l'ultimo countdown negli ultimi 5 secondi, ma in realtà la posizione in cui ci eravamo messi, insomma, era difficile uscirne bene. La seconda regata, quindi dopo è stata una regata, diciamo, in salita. La seconda regata invece Chris è partito molto bene, è stato molto bravo, abbiamo credo regattato bene per la prima poppa, la prima parte della bolina, e poi dopo la fine è un match race, insomma, è difficile in questo campo di regata qui di bolina passare un altro, è abbastanza difficile. Stai andando veloce con una C72, torniamo un secondo alla prima boa. Sembrava che nella seconda regata fossimo finalmente vicinissimi alla prima volta luna rossa davanti alla prima boa, invece proprio all'ultimo secondo. Si può partire ancora meglio di così o a questo punto? Non lo so, è difficile perché oggi, voglio dire, con qualsiasi altra barca saremmo arrivati davanti alla boa, quindi adesso dovremmo cercare un attimo di analizzare i video. Sono contenti di come abbiamo regattato, perché credo che abbiamo regattato molto bene la seconda regata, e adesso dobbiamo vedere se riusciamo a fare qualcosa in più che ci permette di arrivare davanti. Se arriviamo davanti alla prima boa credo che possiamo giocarcela, credo ci possiamo giocare anche proprio la regata. Il problema è che all'Asco loro hanno qualcosa in più che a noi ci manca, che dobbiamo capire che cos'è, se è solo tecnica in qualche modo riusciamo a capirlo, se invece è qualcosa che viene dalla barca facciamo fatica. Ci hai creduto anche all'inizio della seconda bolina, quando con quell'approccio alla boa avete spaiato? Sembra... Il fatto di spaiare è stato positivo, è stato un errore e l'abbiamo forzati noi durante la poppa a prendere il gate di sinistra, quindi siamo stati bravi in quello. Poi, ripeto, poi dopo quando sei davanti basta coprire, però siamo rimasti contenti perché abbiamo fatto un po' di allenamento di falling di bolina, ma non più di tanto, avremmo fatto un'ora in tutto, e in realtà abbiamo portato la barca subito bene, che ci ha permesso, insomma, di chiudere un po' il gioco. Poi dopo, quando ti avvicini alla costa, è un gioco di tech in duel con queste barche, ogni virata se sei dietro perdi sempre di più perché sei sempre nei rifiuti. Però sono contento, insomma, da seconda regata sono molto contento, più di così credo che potevamo, c'era poco da fare, insomma. Sul 4-1 come si fa a crederci ancora e motivare l'equipaggio per cercare di rovesciare la serie? L'equipaggio non c'è bisogno di motivarlo, noi siamo tutti motivati, siamo abituati a regattare e a cercare di vincere ogni regata, poi alla fine si vedrà, però vuol dire siamo coscienti del fatto che ci manca il tempo che hanno avuto loro a disposizione. Mentre venivamo qua mi arrabbio sempre di più ogni giorno, perché sono convinto che se avessimo avuto qualche mese in più a disposizione probabilmente il risultato sarebbe diverso, però insomma la Coppa è oggi, quindi va bene così. Prossime 24 ore, c'è da provare qualcosa di nuovo, c'è ancora qualcosa in magazzino? Ma adesso facciamo una riunione tecnica, decidiamo, potremmo avere delle cose da provare, ma dobbiamo vedere se vale la pena, perché in realtà oggi il performance della seconda regata era molto buono, quindi dobbiamo vedere se vale la pena o no. È assodato che a Luna Rossa piace più il vento vicinissimo al limite, con vento vicinissimo al limite? Di sicuro ci troviamo meglio, la nostra barca è più... Dillo. No, non so come dirlo in italiano, è più draghi, è più... come si dice? Draghi? No, sì, competitivo, ma perché anche da un punto di vista aereo... Chiamalo quello che ha la moglie a Nuova Zelanda, Draghi. Allora, se è più Draghi di New Zealand, che vuol dire? Beh, che aerodinamicamente Team New Zealand, tutto il pacchetto di Team New Zealand fa meno drag, come lo diciamo in italiano. Diciamo che loro ovviamente... Fa meno attrito all'aria. Ok, fa meno resistenza. E nell'acqua anche, non solo nell'aria. Siamo più draghi, ma non sappiamo bene cosa vuol dire. No, diciamo che sicuramente la nostra barca è più per condizioni di vento, di più vento. Loro hanno, con la seconda barca, sicuramente hanno migliorato molto l'aerodinamica degli scafi in sé, hanno una serie di accorgimenti diversi rispetto alla nostra barca, quindi sicuramente è una seconda barca, quindi migliore della prima, sennò sarebbero stupidi ad usarla. Quindi sono contento, perché onestamente, anche se stiamo perdendo 4-1, sono contento di come stiamo regatando e di quanto stiamo spingendo la barca, perché posso garantirvi che
non è facile.